Se c'è un periodo dell'anno in cui l'Umbria mostra il suo lato più romantico, è senza dubbio quello che coincide con la festa degli innamorati. Tra i luoghi del cuore, certamente Perugia, la città più sexy del mondo secondo la rivista National Geographic Traveler e patria del bacio di cioccolato più celebre del globo, dove si possono ammirare panorami molto suggestivi, dal tramonto sulla terrazza del mercato coperto alla passeggiata sulla stretta passerella di Via dell'Acquedotto. Perugia è una meta ideale per trascorrere uno splendido weekend anche in occasione della festa di San Valentino. Tante passeggiate e itinerari anche romantici, a partire dalla Rocca Paolina, la cui atmosfera è assolutamente unica, per poi conoscere i monumenti più significativi e importanti della città di Perugia, l'Abbazia di San Pietro, il Palazzo dei Priori che ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Fontana Maggiore. Anche il lago Trasimeno offre tramonti straordinari, dove a Passignano sul Trasimeno, San Feliciano, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Monte del Lago. Il Trasimeno è una terra dove tutto parla di accoglienza e di amore, proprio come nella leggenda del principe Trasimeno e della ninfa Agilla, secondo cui il principe, figlio del re Tirreno, si innamorò perdutamente di questa ninfa dopo averla sentita cantare proprio su queste acque. E sembra proprio che in alcune notti, stando qui sulle rive del lago, si può sentire il vento che passa tra le canne palustri e riproduce il lamento della ninfa che cerca il suo principe. E i pescatori più anziani ci dicono che ogni tanto al centro del lago si alzi un'onda anomala proprio dove lì la ninfa aspettava il suo principe. Ora ci troviamo qui a Monte del Lago, teatro di un altro amore molto romantico e altrettanto passionale, a cavallo del Novecento, quello tra la poetessa Vittoria Aganor e il deputato locale Guido Pompili. Vittoria arrivò qui e nei suoi versi raccontò la bellezza di questi posti e dei suoi sconvolgenti tramonti. Fu un amore passionale tra loro, ma purtroppo Vittoria si ammalò gravemente e poi morì. Pompili si occupò della cerimonia funebre prima di uccidersi, lasciando scritto di voler essere sepolto accanto a lei per sempre. Ma per gli innamorati di tutte le età, in cerca di antiche e intense emozioni, c'è il vicolo baciadonne di Città della Pieve. La tradizione popolare vuole che i due confinanti nel Medioevo, per una diatriba tra di loro, decisero di staccare le case creando questo vicolo, il vicolo baciadonne, che ha una larghezza variabile tra 50 e 70 centimetri. Infatti, due persone che si trovino a percorrere il vicolo in senso opposto si troverebbero ad essere così stretti da essere costretti a sfiorarsi le labbra. Da qui il nome del vicolo. E proprio qui i fidanzati vengono per suggellare il loro amore e per giurarsi amore eterno. Meravigliosamente inaspettata, a sorpresa, nelle colline sopra Foligno è Corasiglia, minuscolo centro abitato dove si può ammirare il fiume Menotre che attraversa il paese e si divide in spettacolari cascatelle che si formano lungo il suo corso. Molto suggestivo il teatro più piccolo del mondo, a Monte Castello di Vibio, nel Tuderte. E infine la città di San Valentino, Terni, dove ogni 14 febbraio decine e decine di coppie pronunciano per la prima volta o rinnovano la loro promessa d'amore. A San Valentino, innamorati di tutto il mondo si riuniscono nella basilica per farsi la promessa d'amore, per giurarsi amore eterno con il vescovo di Terni, che è il successore di San Valentino. Si chiama la festa della promessa ed è proprio dedicata a tutti i fidanzati che si sposeranno entro l'anno. San Valentino, che è stato vescovo di Terni e che è sepolto a Terni, patrono degli innamorati di tutto il mondo, paradossalmente il santo più celebrato e il meno conosciuto, perché la sua storia affonda un po' anche le radici nella leggenda. Nel Medioevo era un santo importantissimo come santo taumaturgo, poi è diventato, per cause legate alla letteratura, il santo patrono degli innamorati. Tante leggende appunto che ancora oggi nascono, artisti vengono ispirati da San Valentino,
da tutto il mondo, ed è un santo quindi ancora tutto da scoprire. Per scoprire lui ovviamente bisogna venire a Terni, dove c'è la tomba di San Valentino, ma ci sono anche i luoghi dove lui ha vissuto e ci sono anche tante opere d'arte a lui ispirate. E per una dolce ricorrenza, immancabili i prodotti della pasticceria umbra. I dolci tipici della tradizione umbra nel periodo di carnevale sono le frappe, le castagnole, dei ravioli di ricotta e delle frittelle fritte con crema. Però noi abbiamo un prodotto che ha la sua storia e guarda caso si chiama Amor Polenta. Ora, perché si chiama Amor Polenta? Probabilmente proprio perché questa è la città dell'amore e quindi chi lo ideò, in questo caso Spartaco Pazzaglia, lo chiamò Amor Polenta. Come vedete è un dolce di farina di polenta, mandorle, burro e zucchero.